senti, che senso ha oggi, dopo 31 anni, qual è l'insegnamento ancora di Borsellino? Lei ha detto, io ho cominciato a fare politica proprio ispirandomi purtroppo alla strage di Via D'Amelio. Confermo, io ho cominciato a fare politica quando uccisero Paolo Borsellino a insomma, poche settimane dall'omicidio di Giovanni Falcone, e per me il tema di quell'esempio di uomini delle istituzioni consapevoli dei rischi che corrono, che ciò nonostante continuano a fare il loro lavoro, rimane uno degli elementi più simbolici di quello che mi ha spinto a fare politica, di quello che mi ha portato dove sono oggi. Il senso della presenza oggi non è solo memoria, perché la memoria ha un senso e una ragione se si raccoglie quel testimone. Per questo abbiamo anche stamattina appunto partecipato al comitato sulla sicurezza con tutti gli attori che ogni giorno a Palermo e non solo a Palermo si occupano di contrasto alle organizzazioni criminali, si occupano di lotta alla mafia, per capire cos'altro serva, che cosa il governo anche possa e debba fare per aiutare questi inquirenti straordinari, queste forze dell'ordine che negli ultimi 8 mesi hanno arrestato più di 1300 persone, 29 latitanti sono stati assicurati alla giustizia, un lavoro straordinario che va accompagnato, sul quale io ho detto a loro e dico insomma a tutte le altre persone che di questo si occupano ogni giorno, che devono considerare il governo italiano al loro fianco in tutto. Noi siamo convinti che la battaglia contro la mafia si possa vincere. Lo Stato ha inferto in questi mesi colpi importantissimi contro la criminalità organizzata e io sono stata colpita dal fatto che si mettesse in discussione fino anche questo. Perché c'è un tema sul quale non ci si dovrebbe dividere, c'è un tema sul quale le istituzioni non dovrebbero dividersi, c'è un tema e ci sono giorni nei quali diciamo non si dovrebbero fare polemiche sterili e inventate, che fanno male solamente, fanno bene solamente a quelli che stiamo combattendo. Ecco Presidente, a proposito, la memoria sta diventando sempre più terreno di scontro, non sono mancate le polemiche, in ultimo anche quelle sul concorso esterno, lei cosa si sente di così? Io mi sento di dire che chi fa queste polemiche non aiuta le istituzioni. Mi sento di dire che per esempio no, quello che ho letto stamattina su alcuni quotidiani mi ha molto colpito, no? Una polemica inventata sul fatto che io avrei scelto di non partecipare alla tradizionale fiaccolata per paura di contestazioni per ragioni di ordine pubblico, che è una notizia inventata, ma soprattutto chi è che dovrebbe contestarmi esattamente? Perché la mafia mi può contestare, quello sì, la mafia mi può contestare, non so se le persone diciamo che in buona fede combattono la mafia possano contestare un governo che come primo atto ha messo in sicurezza il carcere ostativo, che sotto la cui guida i risultati, voglio dire, in tema di contrasto arrivano, che oggi ha annunciato di fare, oggi, qualche giorno fa ha annunciato di voler fare un altro provvedimento per mettere in sicurezza diciamo il concetto di criminalità organizzata, perché c'è una sentenza della Corte di Cassazione che rischia di creare dei problemi enormi anche a processi in corso sulla base della precedente interpretazione, che ha anche cercato diciamo di mettere ordine rispetto ad alcune norme della precedente riforma che rischiavano di impattare anche diciamo su reati che riguardano la criminalità organizzata, cioè che ha fatto tutto quello che andava fatto, perché non mi pare che ci sia stata nessuna forma di allentamento, anzi in tema di lotta alla criminalità organizzata. Quindi se qualcuno vuole venire a contestare sono i mafiosi, non ne dubito, ma io non sono mai scappata, guarda. Non sono mai scappata in tutta la mia vita. Ma perché quindi la sua non presenza questa sera? Qual è? Dice non è ordine pubblico, per quale motivo non ci sarà? E poi ha incontrato Manfredi Borsellino. Quindi due domande in realtà, che cosa le ha detto? Ho incontrato Manfredi Borsellino che mi ha donato un ritratto di Paolo Borsellino, mi ha fatto molto piacere, una cosa che ha la famiglia, mi ha ringraziato per esserci, io voglio ringraziare lui e la fiaccolata, guardi, la fiaccolata è stato un tema di agenda,
io ho preferito fare la cosa più istituzionale che c'era, cioè questa mattina, perché dall'altra parte, diciamoci la verità, siccome insomma so come funzionano queste cose, se io avessi partecipato solo alla fiaccolata mi avrebbero detto ma non è una cosa, non è la più istituzionale, perché storicamente insomma una fiaccolata organizzata, no, da un mondo, no, non è di partito assolutamente, però è sicuramente una fiaccolata alla quale non tutti partecipano, no, anche trasversalmente le forze politiche, scelta certo. loro, perché non ha simboli, però ci sta, per cui probabilmente si sarebbe fatto polemica anche su questo. Io sono venuto a Palermo, ho fatto quello che secondo me è giusto fare da Presidente del Consiglio. Stasera c'è un'altra, diciamo, iniziativa a Civitavecchia che riguarda la Guardia Costiera, la quale avevo diciamo, annunciato la mia presenza, e quindi ho cercato di mettere insieme tutto come cerca di fare un Presidente del Consiglio, e non credo che questo debba produrre polemiche, perché ripeto, guardi, di una cosa sola sono certo. Io sono una persona che si permette sempre di camminare a testa alta, non scappo mai, non sono mai scappata in tutta la mia vita, particolarmente non lo faccio quando si parla di mafia, per cui sono qui oggi e sarò qui sempre quando c'è da combattere la mafia. E se qualcuno vuole fare polemica perché pensa che questo possa essere utile a combattere la mafia, lo faccia. Continuo a fare il mio lavoro con le persone che in buona fede ce la mettono tutta per cercare di far vincere lo Stato. Mi scusi Presidente, ci sono state le parole di Nordio, ci sono state le parole anche di Marina Berlusconi che hanno trovato eco, no, in Forza Italia rispetto alla inchiesta della Procura di Firenze. Lei si sente di dare un consiglio alla tua coalizione? Guardi, adesso con tutto rispetto non posso considerare Marina Berlusconi un soggetto della coalizione, nel senso che non è un soggetto politico. Per quello che riguarda Nordio, io già, diciamo, in generale, secondo me, le cose che si vogliono fare si fanno e non, del resto si può evitare di parlare, nel senso, Nordio ha risposto a una domanda in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, ma lo stesso Nordio ha detto da subito che non era una cosa prevista nel programma di governo del centrodestra, e infatti non c'è, e infatti non c'è stato alcun provvedimento preso su questo. Che una risposta di un magistrato a domanda, diciamo, e forse dovrebbe essere più politico in questo, perché no, sicuramente, però che una risposta personale, diciamo, di convinzione rispetto a un tema che viene posto diventi un fatto quando un fatto non è. Perché qui il fatto è che noi abbiamo salvato il carcere ostativo, qui il fatto è che noi abbiamo difeso la legislazione antimafia, qui il fatto è che negli ultimi 8 mesi sono stati arrestati 1300 mafiosi, questi sono i fatti. Il resto sono opinioni, opinioni che non diventano fatti, e le opinioni che non diventano fatti, che valgano più dei fatti, questo succede quando si vuole fare polemica predesposta, perché non mi pare che ci sia un'iniziativa in questo senso. Bene, grazie. Bene, bene.